signora McNeil? Sì. Sono padre Merrin. Si accomodi. Grazie. È arrivato padre Carras. Sì, è già qui. Padre. Padre Carras. È un onore conoscerla, padre. È molto stanco? No. Vorrei che si recasse subito qui alla canonica, Damien. Prendesse una tunica per me, le cotte, una stola viola, l'acqua santa e la sua copia del rituale romano, quell'integrale. Dovremmo incominciare. Non vuole prima sentire i precedenti, padre? Perché? Questa è la tua stanza, puoi usarla come vuoi. Puoi anche scegliere di fuggire, ma in tal caso rischi di non poterci tornare. Non lasciare che altri decidano per te. Grazie tante. Niente. Ci vuole un po' di brandy, padre. I dottori dicono che non dovrei, ma grazie a Dio la mia volontà è debole. Particolarmente importante l'avvertimento di evitare qualsiasi dialogo con il demone. Possiamo rivolgergli domande pertinenti, ma andare oltre è pericoloso. Il demone è bugiardo. Mentirà per confonderci. E alle menzogne mescolerà anche la verità per aggredirci. La sua è un'aggressione psicologica, Damien. È potente. Quindi non gli dia ascolto. Ricordi, non gli di ascolto. Credo che può essere di aiuto sapere delle diverse personalità che Regan ha manifestato. Fino a questo momento direi che siano tre. È convinto di essere... È uno solo. Signora McNeil. Sì. Qual è il secondo nome di sua figlia? Teresa. Che bel nome. Dallo il cazzo, vecchio pompinaio stupratore di tua madre! Ficcaglielo nel culo! Fai silenzio! Ah! Oh! 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 Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.